Questo evento di oggi, la School of Law Conference, nasce banalmente da molte conversazioni con diversi amici e soci dell'associazione BILS, in particolare di Paolo Guarneri, collega del mio stesso anno di corso. E con questo evento abbiamo voluto realizzare un progetto abbastanza ambizioso, cioè quello di fondere due elementi che di solito sono considerati eterogenei, cioè un primo momento di stampo accademico con una grande lectio magistralis di un eccelso maestro del diritto, il professor Francesco Galgano, fusa poi successivamente con l'elemento pratico dell'attualità delle professioni giuridiche nel panorama attuale del mondo del lavoro. Essendo noi direttori della Bocconi Student International Law Society, al quinto anno siamo noi i primi che cominciamo a chiederci quali sono le possibilità che ci offre una laurea magistrale in giurisprudenza, in particolare quella svolta all'interno dell'Università Bocconi. Per questo motivo abbiamo pensato di invitare un esponente di ciascuna delle professioni giuridiche che si possano affrontare dopo la laurea, quindi avremo un giornalista che ha laureato in giurisprudenza, un consigliere della Cassazione Civile, che è Stefano Schirò, un ambasciatore, che è Minuto Rizzo, un avvocato, l'avvocato Lombardi di Lombardi Molinari e Associati di Milano, e un notaio, il notaio Busani. E inoltre, carriera, diciamo, del giurista d'impresa, che è quella, diciamo così, considerata di spicco in questa università, cioè abbiamo invitato Elisabetta Lunati, direttore degli affari legali e contenzioso di Intesa San Paolo. Per questo motivo questi illustri personaggi sono qui per raccontarci la loro esperienza personale e quindi com'era all'epoca, diciamo, l'accesso alla professione, e per darci qualche consiglio invece su come è diventata, diciamo, attuale l'accesso a queste professioni. Direttore, grazie della sua presenza e del suo discorso. Noi le volevamo chiedere qual è il significato di questa giornata per la scuola di giurisprudenza. Beh, io penso che sia una giornata molto importante. Come ho detto poco fa, per questo abbiamo sospeso le lezioni, proprio per sottolineare l'importanza di questo evento. L'importanza determinata da due fondamentali fattori: la presenza del professor Galgano, che è un insigne giurista, un maître à penser nel campo giuridico e della nostra, diciamo, cultura in generale del paese, e per l'argomento che tocca da vicino non tanto le nostre vite, ma soprattutto le vostre. Secondo lei il diritto è più internazionale o transnazionale? Io credo che il diritto sia entrambe le cose, e dipende dove viene applicato, dove si opera con quel diritto, dipende da che angolo visuale guardiamo adesso, dipende dalle fonti che prendiamo in considerazione. Ma quello che secondo me è emerso dalla lezione di oggi è questo ricorso della storia, questo passaggio dalla universalità al localismo, al Ein Reich, ein Volk, ein Recht di Schmitt e non solo di Schmitt, fino a questo sfaldarsi del diritto statuale di oggi per un rinnovato aprirsi verso l'internazionalità. Professor Galgano, prego. Come si rapporta il tema di oggi alla realtà di un'impresa italiana? Beh, le imprese italiane sono anche imprese esportatrici, anzi ci sono regioni italiane il cui 60% della produzione industriale è destinata all'esportazione, e perciò c'è una particolare attenzione ai principi regolatori dei rapporti commerciali internazionali. Certo, molti piccoli operatori economici non hanno la possibilità di organizzarsi per acquisire conoscenza dettagliata del diritto regolatore dei mercati internazionali, però esistono anche organizzazioni già a livello istituzionale. Le camere di commercio, ad esempio, hanno fra i loro compiti istituzionali quello di diffondere la conoscenza di queste cose. E poi, oltre alle camere di commercio, ci sono anche altri enti, gli enti fieristici, ad esempio, hanno nei loro statuti compiti di questo genere. Poi ci sono anche le istituzioni politiche, hanno il compito di divulgare la conoscenza del diritto regolatore dei mercati internazionali.
Adesso anche il giudice nazionale, è soggetto al principio iura novit curia anche per il diritto straniero. Una volta si diceva che il diritto straniero è fatto e non è diritto, deve essere provato, è sottoposto al principio dell'onore della prova. Oggi con la riforma del 95 del diritto internazionale privato, il principio iura novit curia è stato esteso al diritto straniero. Il giudice deve conoscere il diritto straniero. Anche se poi questa legge ha commesso un piccolo errore quando ha stabilito che nel caso in cui il giudice non riesce ad acquisire il diritto straniero deve rivolgersi al Ministero degli Esteri per acquisire questa conoscenza. Il Ministero degli Esteri risponde che non lo sa. Era molto più facile dire che si rivolgesse alle Camere di Commercio, che hanno questo compito specifico. È stato un piccolo lapsus del legislatore del 42. Del resto spiegabile per la mentalità degli internazionalisti, che stranamente non sono aperti alla lex mercatoria, ma considerano il diritto internazionale come diritto fra Stati. Per cui per ora esistono soltanto gli Stati, non esistono altre entità. Ecco. Ma comunque è importante il fatto che il diritto straniero sia considerato oggi come diritto che il giudice deve conoscere e applicare.